Amici di Cariati.net, siamo nella stanza del sindaco di Cariati, avvocato Filippo Sero, che saluto e ringrazio Buonasera a per la tutti. disponibilità a trattare il mio punto all'ordine del giorno, che è quello del Consiglio Comunale, che non ha avuto, diciamo, una gran riuscita, permettimi di far passare questo termine, perché insomma è andata a finire come quasi tutti gli ultimi consigli comunali, diciamo a scaramucci, insomma, non a buon fine. Ecco, possiamo sapere i fatti? Abbiamo sentito già la versione dei consiglieri di opposizione, Sì. per una questione, ecco, di democrazia e di chiarezza, intendiamo sapere quella del sindaco. Ma per quello che mi riguarda, io ritengo che anche il buon senso ci conduce direttamente ad una considerazione. Bisogna partire dai fatti. Il fatto qual è? Il fatto è che una parte del Consiglio Comunale, i consiglieri di opposizione, a un certo punto si sono alzati e se ne sono andati e quindi hanno fatto venire meno il numero legale, per cui il Consiglio Comunale non ha potuto proseguire i propri lavori. Secondo me bisogna partire da questo dato di fatto. Poi ognuno fa le proprie considerazioni. Le mie considerazioni sono relativamente, diciamo, ad una dinamica che io ritengo plausibile, comprensibile proprio nel sistema democratico, perché i comportamenti, gli atteggiamenti di un consigliere comunale naturalmente sono demandati alla sua responsabilità, però non può passare. Quindi non ci trovo nulla di così scandaloso. Però non può passare certamente che chi assume determinati atteggiamenti voglia poi scaricare l'effetto dell'atteggiamento assunto, no, su di altri, ciascuno, proprio perché siamo in democrazia. E l'esercizio della funzione politica in democrazia richiede appunto un'assunzione forte di responsabilità. Quindi, proprio perché siamo in democrazia, ciascuno deve avere l'onestà intellettuale di assumersi le responsabilità, la responsabilità dei propri comportamenti e non scaricarli su di altri. Allora, io stamattina ho avuto modo di sentire alcuni, quasi tutti i componenti della minoranza. Loro erano rammaricati per il fatto che hanno voluto questo consiglio. Dicevano: figuratevi se noi poi non volevamo farlo alla fine. Quindi sembrerebbe che Ma non sia stata non è colpa la prima loro, volta che attribuendo il accade. discorso. Sì, su questo sono informato, cioè attribuendo, diciamo, l'errore, l'inghippo nella mancanza del numero legale, che sarebbe proprio per l'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza. Ma guardate, noi abbiamo convocato il Consiglio Comunale su richiesta, o meglio, il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale su richiesta dei consiglieri di opposizione. Notoriamente il consigliere assessore Peppino Donnici spesso è in Germania perché la sua famiglia da qualche tempo vive in Germania, ma non ci siamo preoccupati, diciamo, di essere presenti a ranghi completi. Proprio perché abbiamo considerato che trattandosi per lo più di punti richiesti dai consiglieri d'opposizione, il Consiglio Comunale si sarebbe comunque tenuto, proprio perché non riusciamo a capire la logica di chi richiede un Consiglio Comunale e lo richiede con un numero quasi 15 punti, infinito 15 punti all'ordine del giorno. di punti all'ordine del giorno. E poi per poi, come si dice, ritirarsi. Quindi far venire meno proprio quell'adunanza, no? Richiesta, precedentemente richiesta. Quindi mi sembra un comportamento illogico. Ripeto, io prima dicevo
rientra nelle dinamiche della democrazia? Certamente non rientra, diciamo, nella logica, ecco, di un'azione politica. Manca un anno, diciamo, per sì. quello che sarà poi il rinnovo. Per la scadenza per il rinnovo naturale del mandato amministrativo del Consiglio Comunale. Del Consiglio Comunale. I cittadini effettivamente non mandano giù l'idea di dover sopportare per un anno, diciamo, questo tipo di andazzo, per quanto tu lo consideri democratico. Però ripeto, no, ma io non lo sto giustificando. Vorrebbero vedere, diciamo, un Consiglio Comunale discusso, partecipato. Ripeto, io vorrei che le mie parole non fossero travisate. No, io non l'ho giustificato e non intendo giustificarlo. Anzi, è un atteggiamento che io personalmente stigmatizzo. Ripeto, rientra nelle dinamiche del gioco democratico, ma è un atteggiamento che denuncia una mancanza di responsabilità e di attaccamento alle proprie funzioni di rappresentanza del popolo. Questo perché il corpo elettorale ha eletto un sindaco, ha eletto un consiglio comunale nella sua interezza, quindi affidando diversi ruoli, ruoli di maggioranza e ruoli, diciamo, di minoranza. Questo ruolo oggettivamente viene esercitato quantomeno in maniera anomala. Del resto, chi era in consiglio comunale nell'aula consigliare ieri, credo che si sia reso perfettamente conto di come si sia messo in piedi un vero e proprio teatrino, perché non soltanto l'abbandono, diciamo, dell'aula consiliare, ma le circostanze nelle quali l'abbandono dell'aula consiliare è avvenuto, cioè si è naturalmente rispettato il regolamento consiliare e i consiglieri che poi hanno abbandonato l'aula entravano e uscivano dall'aula, hanno fatto trascorrere la mezz'ora che il regolamento impone nel caso, appunto, nel caso che venga meno il numero legale, per la verifica ulteriore, appunto, del numero legale, e quindi dopo aver fatto attendere mezz'ora non tanto il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri, il segretario comunale, ma il pubblico che era presente, come avviene purtroppo raramente, era presente numeroso, ha fatto attendere il pubblico per poi dire ce ne andiamo, quindi il consiglio comunale si interrompe qua. Magari era un pubblico che, appunto, avrebbe voluto, no, ascoltare le diverse argomentazioni sui punti posti all'ordine del giorno, che erano punti di oggettiva importanza. C'è la importanza. Possibilità ai prossimi consigli di assistere a dei consigli, chiamiamoli regolari, normali. Ma questo bisogna chiederlo a coloro che si sono resi protagonisti di questo, passatemi il termine, indecoroso teatrino. Certamente non si può fare modo che Per quello che dipende da noi, i consigli comunali si sono sempre tenuti in seconda seduta per diciamo anche questo fatto della seconda seduta, c'è un modo di ovviare a tutto ciò, ma rivedendo guarda, quello verità, che è il regolamento, lo per la verità, c'era stata un'interpretazione votata all'unanimità dello statuto alla luce, diciamo, dei nuovi numeri, no, imposti, diciamo, nel Consiglio Comunale come nel suo complesso. Questa interpretazione che era stata votata all'unanimità è stata, diciamo, fatta venir meno sempre dai consiglieri di opposizione, che hanno fatto, dopo aver votato una certa interpretazione, hanno fatto ricorso al TAR pensando che con quel ricorso l'amministrazione comunale sarebbe caduta. Uno statuto purtroppo per loro questo. Uno statuto che comunque va rivista. Uno statuto che senz'altro va rivista. Pensate questo rientri nei tempi che avete, poco tempo che vi rimane. La procedura di revisione dello statuto purtroppo è una procedura abbastanza
abbastanza lunga. Ma si potrebbe avviare? Si potrebbe anche avviare, o si potrebbe, forse più ragionevolmente, lasciare alla prossima. Alla prossima consigliatura. Ma queste sono decisioni che si prenderanno, ma che, diciamo, non intaccano o non incidono in nulla su quello che è avvenuto ieri sera, perché eravamo in seconda seduta, quindi il Consiglio Comunale si sarebbe potuto tenere, visto, ripeto, che la maggior parte dei punti, ma in maniera, diciamo, notevole, no? Al di là, era stata richiesta dalla stessa minoranza. Al di là delle dimissioni, che, diciamo così, quasi di dovere, tutte le minoranze richiedono, la maggioranza invece lavora. Allora, guardate, io questa lavora in modo saldo. Ma è evidente che la maggioranza lavora in modo saldo, perché con tutte le difficoltà che noi abbiamo dovuto affrontare in questi anni e che ancora sono, diciamo, sono ancora in atto, perché è evidente che ci sono delle difficoltà, ma con tutte queste difficoltà la maggioranza è rimasta assolutamente salda. L'assenza di un consigliere di maggioranza ieri è notoriamente dovuto al fatto che questo consigliere si trovava e si trova ancora questa sera all'estero. Allora, non voglio entrare proprio nel merito, ma giusto toccarlo, visto che siamo quasi in chiusura dell'argomento. Come mai solo adesso si è venuta a voler trattare in consiglio, diciamo, la questione del consigliere Straface? Ma guardi, anche questo, vede, io... Diciamo, sono trascorso 4 io anni. Io non tengo particolarmente a questo punto, se non sotto un aspetto. No. Se non sotto un aspetto. Tra l'altro io nutro la massima stima per il consigliere. Altrettanto, per il consigliere non è... Straface. Però io ritengo che sarebbe ora, insomma, che svolgesse il proprio ruolo, il ruolo per il quale è stato appunto eletto. La nostra iniziativa, in un certo senso, deve essere letta più che altro come uno stimolo, ecco, per il consigliere Straface. Qualcuno dice che appunto la maggioranza non è salda, ma se la maggioranza non fosse salda non avremmo assunto certamente questa iniziativa, soprattutto, diciamo, a circa un anno dalla scadenza del nostro mandato amministrativo. Bene, sindaco, allora ci fermiamo qua, la ringrazio. Vorrei, se posso, visto che oggi è stato affisso un manifesto per il quale, per la verità, che io non ho letto, come al solito, perché non mi fermo a leggere quei manifesti, ma ho ricevuto un numero consistente, devo dire, di telefonate questa mattina di cittadini, di amici, compagni di partito, che mi esprimevano la loro solidarietà e in un certo senso mi hanno anche informato sul contenuto di questo manifesto. Peraltro so che è stato anche redatto un manifesto dal Partito Socialista di solidarietà, però io qualcosa la vorrei dire. Insomma, il manifesto nei contenuti è anch'esso ancora una volta indecoroso, peraltro sottoscritto da persone, perché l'acrimonia, il rancore, no, che emerge da quel manifesto è evidente, sottoscritto da persone che forse non hanno, nonostante tutto, e questo per la verità mi meraviglia, non hanno ancora rielaborato, no, i postumi di plurime, reiterate sconfitte elettorali. Cioè, bisogna capire che una campagna elettorale deve avere un tempo circoscritto, poi si chiude e poi si dovrebbe passare, no, ad un confronto che sia caratterizzato, diciamo, da concretezza e si caratterizzi per stare sul punto dei problemi. Io sono una persona per bene, quindi su Palazzo Chiriaci mi dicono che sostengono che sono inquisito, senz'altro, grazie ad una loro denuncia, ma ancora una volta consideriamo i fatti. Palazzo Chiriaci giaceva abbandonato da circa 60 anni
è oggi invece stato ristrutturato, i lavori sono stati completati, collaudati, rendicontati e consegnati al comune. Qualcuno dice: ma ancora non è fruito dalla comunità. Non è fruito dalla comunità perché successivamente abbiamo ottenuto un altro finanziamento per l'allestimento del museo della emigrazione del mare e della civiltà rurale. Quindi in questo momento si stanno svolgendo questi lavori. Se vogliono fare un'altra denuncia, si accomodassero. Allora, sindaco, noi facciamo i fatti e loro fanno le denunce. Loro tentano di bloccarle le opere e noi invece le vogliamo portare a termine. Dunque, non entro nel merito delle opere per non allungare, perché siamo proprio al limite con il tempo. Voglio soltanto girarvi una domanda che ho fatto anche ad altri prima del sindaco. Come mai non si è aperto in questi anni un dialogo tra maggioranza e minoranza? Ma guardi, io più volte, e intanto voglio partire da una mia considerazione sulla questione. Senz'altro io, come sindaco, sento la responsabilità di questo fallimento, perché lo ritengo tale. Cioè, del mancato dialogo. Del mancato dialogo e confronto tra le diverse forze politiche, in particolare tra quelle di maggioranza e quelle di minoranza. E diciamo, questa è una sorta di responsabilità oggettiva. Nei fatti, per quello che mi riguarda, diciamo, io sono stato impedito per qualsiasi iniziativa su questo fronte, in quanto ho dovuto combattere continuamente con ricorsi, con denunce, esposti ad ogni genere di autorità, alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno, infiniti esposti alla Prefettura. Quindi c'è stata una volontà di caratterizzare l'opposizione su queste iniziative. È chiaro che se è questa l'opposizione, il dialogo non può nascere. Quindi accetto la responsabilità oggettiva, diciamo. Dice, non me la prendi. Ma non accetto la responsabilità soggettiva. Ripeto, ciascuno deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, dei propri comportamenti. Delle conseguenze. È un conflitto di questa natura che divide anche la nostra comunità, è stato ingenerato da questo atteggiamento, da questo comportamento. Su queste parole noi ci fermiamo. Grazie sindaco. Grazie a voi e saluto tutti i naviganti. Amici, gli amici, che seguono Cariatinelli. Senz'altro.